far conoscere meglio la cittadina lucana di Episcopia con il suo millenario borgo medievale posto a custodia della Valle del Sinni. È questo fondamentalmente la finalità del premio Siris, del quale il 12 agosto 2023 si è tenuta la decima edizione. Si tratta di un progetto di promozione ideato e portato avanti con forte volontà da Elisa Conte Colangelo, fervida scrittrice e memoria storica di Episcopia, che ha dato cuore e anima a questo straordinario e indimenticabile paese affinché sia conservato per le generazioni future. Un premio, quello di Episcopia, per riconoscere il merito di quanti con sensibilità e responsabilità civile hanno contribuito al progresso culturale, sociale ed economico attraverso il loro impegno nel proprio lavoro e nelle attività di volontariato. Tante le personalità e i rappresentanti di enti e aziende che si sono succeduti sul palco, tutti consapevoli della indifferibile necessità, ma anche opportunità, di promuovere lo sviluppo in Lucania, unico percorso per evitare che i giovani, le migliori risorse per il futuro, siano costretti ad emigrare e in tal modo salvare questi borghi storici e questi territori dall'inesorabile abbandono e dal degrado del patrimonio inestimabile che rappresentano. Ci auguriamo perciò che questa esperienza possa continuare, salvando innanzitutto quel prezioso patrimonio di relazioni che Elisa Conte ha saputo costruire con la sua lunga e perspicace attività a favore di Episcopia, dei suoi abitanti e del territorio circostante. Andiamo a fare la prima consegna della targa. Certo, chiamiamo la professoressa Erminia Zampano, tre cognomi addirittura, Herman Tajani, che è discendente da questo giurista Diodato Tarzani, e ce ne parlerà più tardi, ma intanto il Comune vuole ringraziarla per essere venuta qui, per aver approfondito questi studi importanti, e chiamiamo anche la vice sindaca Floriana Orofino, eccola qui, professoressa. Buonasera, benvenuta. È un palco di donne però, che bello, ma viva le donne. E meno male che ci sono loro in maggioranza. Bene, allora vogliamo Allora, dare prima la targa o vogliamo prima raccontare il personaggio per il quale è qui? sì, il personaggio magari lo diciamo a ridosso della consegna del premio, così rimane Ok. più vivo, ecco, questo ricordo. Però la professoressa ci tiene tanto a ringraziare questa comunità da cui ha Prego. avuto origine la sua famiglia, no? Sì, certo. Grazie mille. Allora, innanzitutto saluto i qui presenti e vorrei, ci tengo veramente di cuore a ringraziare il sindaco Egidio Vecchione e la giunta comunale per avermi invitata per ricevere questa onorificenza, questa targa speciale 2023 all'interno di questa manifestazione che è il premio Siris, che porta la Lucania, scusate, la Lucania proprio in un palcoscenico d'Italia, ma anche all'estero. Ringrazio, ci tengo anche a ringraziare il vice sindaco Floriana Orofino per la sua calorosa accoglienza l'altro giorno quando ci siamo incontrate in comune, quindi veramente ce lo faccio di cuore. E poi Elisa Conte, cosa dire di lei? Una grande ammirazione,
un doveroso ringraziamento per la sua passione, per la sua ricerca, la sua vita che ha dedicato a questa episcopia, ai suoi concittadini, e che spera veramente nel futuro possano avvalersi dei suoi studi. Quindi ci tengo personalmente a ringraziarla. Come mai sono qui? 12 anni fa scrissi una lettera al sindaco. Era lo stesso sindaco o era un altro? No. Non ha portato molta fortuna. Sì. Allora, quindi ha scritto questa lettera? Ho scritto questa lettera perché era venuto fuori nelle ricerche che questo Diodato Targiani era nato ad Episcopia. Io dovete sapere, vi chiedo scusa ai lucani, perché è la prima volta che arrivo ad Episcopia, ma è la prima volta che arrivo in Lucania. E ora mi dovete credere che il mio impegno sarà quello di portare la Lucania a farla conoscere, perché è una regione, io ho studiato proprio tutto quello che rappresenta, che ha rappresentato, e deve veramente essere considerata al pari di altre regioni, perché è uno scrigno prezioso di storia, di arte, di architettura, la presenza in ogni paese di dialetti, di lingue dialettali, di derivazione anche greco-latina. In questi giorni Elisa Conte mi è stata veramente vicino, si è messa a disposizione per quanto riguarda la conoscenza. Io ho percorso diverse vie del borgo storico, ma ho voluto innanzitutto non soffermarmi a vedere i palazzi, che rappresentano un'importante memoria storica, ma ci tenevo ad avvicinare la popolazione, la gente, l'anima di questo borgo medievale, bellissimo, un'area veramente dove si respira il profumo del paesaggio, la ricchezza di questi luoghi, che io mi auguro e vi auguro che possano essere visitati. Ma accade già, la Basilicata è una regione molto visitata. Ci sono i dati turistici che sono esplosivi quest'anno. Sì, questo senz'altro. No, perché... Ma io quello che sto vedendo, soltanto quello che posso fare... È al pari di tutte le altre regioni, per giunta, perché la Basilicata è al centro d'attenzione con Maratea, che è stata capitale italiana della cultura. Voglio sciorinare una serie No, ma io parlo dei borghi interni. Comunque, arriviamo alla motivazione per la quale lei è qui, e cioè il personaggio da cui lei discende. Più avanti. Ah, questi sono solo i ringraziamenti. Ah, ok. Bene. Grazie. Abbiamo bisogno di un aiuto, però. Eccola, la vicepresidente della Proloco. Fatele un grande applauso. Antonella Anceto. Antonella, ci darà una la vicepresidente della Proloco così io non l'ho mai vista, scusate. Allora, Antonella, intanto facciamo gli auguri perché è il suo compleanno, buon compleanno. Antonella, ci sono i fiori per te, così almeno facciamo, smorziamo un attimo, almeno questi sono per te, suppongo che erano questi, no? Prego, ora li puoi rimettere lì, auguri, volete cantare un buon compleanno, un happy birthday? No, perfetto, meglio così. E consegniamo la targa, tu la dai al sindaco e al vice sindaco, che loro consegneranno alla nostra discendente di Diodato Targiani. Complimenti. Rimani qui con noi che ci fa piacere. Vedi, tutti gli uomini sono felici. Vice sindaco, dica una parola pure lei, perché è l'unica che non ha detto dia un benvenuto. La ritroviamo anche dopo. Vabbè, ma facciamola parlare, però è appena salita. Buonasera. Sei agitata, rilassati, sembri una giornalista del TG. Ma guarda. Buonasera a tutti, ringrazio, mi associo ai ringraziamenti del sindaco,
della professoressa Conte, del presidente Mirko e ovviamente un grazie a tutti i partecipanti e agli ospiti che non diciamo, di quelli che saranno i premiati. E ovviamente un grazie a voi per essere qui ad Episcopia. Io solo due parole. Due. Sono contenta di aver conosciuto la professoressa. L'altro giorno è stato reciproco questo momento in cui ci siamo incontrati. È veramente una persona amabile e voglio dare soltanto, non so se poi verrà detto dopo, una piccola chicca, che lei è una grande esperta di Dante e che domani ci regalerà un momento di Episcopia dantesca. Quindi io invito tutti i presenti ad essere domani al convento di Sant'Antonio per questo momento molto particolare. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Complimenti, grazie. Perché sei nell'anima? Ogni canzone ovviamente è legata alla tematica delle premiazioni. E vado appunto e a capo, sì. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi oltre questa nebbia. Notte lunga e limpida finirà, ma è la tenerezza che ci fa paura. Sei nel in tasca, forza! Vado punto e a capo, vedrai, e quel che resta indietro non è, non è tutto falso, inutile, capirai, e lascio andare certezze e sbagli, è una strada stretta, stretta, fino a te.
Il premio speciale Siris 2023 alla legalità, intitolato a Diodato Targiani, e a premiare vorrei la professoressa Erminia Zampano, e va al dottor Gianfranco Donadio. Leggo la motivazione. È stato procuratore nazionale antimafia per 20 anni, occupandosi delle stragi di terremoto, di terrorismo, come quelle di Firenze. Buonasera e benvenuto. Consulente per il Senato della Repubblica delle Commissioni Antimafia e Antiterrorismo, attualmente è procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro. Insomma, un'attività davvero molto importante per noi cittadini. Lei si è speso tantissimo e naturalmente indagando su situazioni molto, come dire, che hanno messo anche a rischio la sua vita, perché insomma quando si tratta di appunto di atti di terrorismo, di strage eccetera, insomma indagare non è facile. Però sono qui innanzitutto, grazie per questo premio, fa sempre piacere essere premiati. Io sono qui perché io sono qui tra la mia gente, sono tornato in Lucania dopo tanti anni di lavoro fatto fuori, e avevo sempre avuto la voglia di fare qualche cosa per il territorio che diede Natale a mio padre, alla mia famiglia. Ora sono procuratore in Lucania, sono molto contento e fiero di poter fare qualche cosa per questa terra, e quello che è stato, e nel nostro lavoro gli scenari cambiano, e organizzare questo lavoro giudiziario nella quotidianità può essere importante, come è stato importante occuparsi di altre cose, di mafia e di terrorismo. Sono sullo stesso livello, ma io sono molto contento di farlo qui, questo lavoro. Un presidio importantissimo per la giustizia, tra l'altro con una competenza interregionale, perché copre anche l'area qui vicino della Campania, no? Sì, in effetti lo si deve ai Borboni. I Borboni videro lontano, istituirono Lago Negro come distretto giudiziario, e questo distretto borbonico è sopravvissuto allo Stato unitario e alle varie repubbliche, ed è ancora lì il Tribunale di Lago Negro, con tanta storia e credo anche con tanto futuro. E quindi questo premio Targiano che ricorda un giurista che ha lavorato alla Corte dei Borboni, sembra quasi chiudere un cerchio, no? Sì, qui la cultura giuridica è diffusa ed è risalente. In ogni paese, ora lo abbiamo detto, c'è una tradizione di cultura giuridica senza pari. La Lucania ha sfornato per secoli grandissimi giuristi che illuminarono la storia della Repubblica partenopea. Io stesso, rivistando tra le carte della mia famiglia, ho trovato tracce di un giovane all'epoca giurista di Chiaromonte che partecipò alla rivoluzione napoletana, e attraverso questa vicenda, diciamo, familiare ho cominciato a occuparmi di tante storie simili. Tante menti lucane hanno dato una spinta al progresso e alla cultura giuridica, e di questo dobbiamo essere molto molto orgogliosi. Premio speciale Siris 2023 alla legalità, intitolato a Diodato Targiani, al dottor Gianfranco Donadio. Complimenti, grazie. La sua figlia sgangherata, ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscito. Io ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita,
La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Oh.